edizione della Festa della Musica, una manifestazione nata dalla collaborazione tra la Fondazione Musicalia, il Conservatorio Giordano e il Comune di Foggia. Dottoressa Sessa, come è nata questa iniziativa e qual è l'obiettivo? L'iniziativa nasce per volontà della Fondazione Musicalia di promuovere non solo la cultura della musica classica, ma la cultura anche quella della musica leggera, e così al fine di animare il centro storico di Foggia, quindi le zone, diciamo, centrali, le piazze centrali tra Via Arpi e Piazza Cesare Battisti. L'iniziativa vede coinvolte 12 band questa sera, che si esibiscono, 11 band per la precisione, un solista, un chitarrista che vedete qui alle mie spalle. Le band si esibiscono tutte in repertorio di musica leggera, tutti i repertori diversi che vanno dalla musica latina alla musica italiana, insomma generi e spazi diversi musicali. La Fondazione Musicalia in questa occasione si è aperta alla collaborazione, come mi hai detto prima, come hai introdotto prima, anche al Comune, e ha visto coinvolto il Comune e il Conservatorio, perché il Comune ovviamente un partner che non può mancare quando si parla di attività cittadine. Il Conservatorio in questa Festa della Musica era il partner ideale, infatti il Conservatorio si è preoccupato di inaugurare con due gruppi musicali in Piazza Cesare Battisti questa serata, questa Festa della Musica. Possiamo dire che la risposta del pubblico è buona? Ottima, io direi ottima, tutte le piazze sono animate ottimamente da un pubblico interessantissimo. Diciamo che la Fondazione non è nuova a questo tipo di iniziativa in piazza, infatti la Fondazione è anche alla terza edizione del Festival degli Artisti di Strada, che anima le stesse piazze, quindi diciamo che era una scommessa quasi vincente la nostra di questa sera, anche perché i foggiani hanno voglia di vivere la loro città e di viverla con queste iniziative culturali.